Il castello di Rivoli si trova all'imbocco della Valle di Susa. È un edificio imponente e domina la valle. Questo edificio barocco è costituito da due parti. La manica lunga è del XVII secolo. Il duca Carlo Emanuele I di Savoia ha fatto costruire la manica lunga al lato del castello per ospitare la sua collezione di quadri. Pinacoteca. Vittorio Amedeo II ha voluto rendere ancora più grandioso l'edificio grazie al lavoro dell'architetto Filippo Juvarra. Juvarra ha iniziato a lavorare al suo progetto per il castello nel 1718, ma non ha concluso i lavori. Alla fine del XVIII secolo, Carlo Randoni ha ripreso il progetto, ma non ha potuto terminare la costruzione a causa dell'invasione di Napoleone Bonaparte. Dopo un lungo periodo di abbandono, nel 1979, la regione Piemonte ha affidato il restauro del castello all'architetto Andrea Bruno. Dal 1984, il castello è sede del primo museo d'arte contemporanea in Italia. L'importanza del museo è cresciuta in 30 anni di attività a livello internazionale grazie alla ricca collezione permanente, cioè di proprietà del museo, e alle mostre temporanee, che durano alcuni mesi. La collezione contiene più di 300 opere di circa 100 artisti e documenta la storia dell'arte contemporanea in Italia e all'estero fino ai giorni nostri. Inoltre, il numero delle opere è sempre in crescita. Il museo, già dalla sua apertura, ha un importante Dipartimento Educazione. Il Dipartimento Educazione promuove la conoscenza dell'arte contemporanea sul territorio a livello internazionale e dimostra che per il museo la funzione educativa è molto importante. Il castello, con 38 sale su tre piani e la manica lunga, formano nel loro complesso uno spazio espositivo di circa 7.000 metri quadrati. La caratteristica principale del museo è di fare dialogare l'edificio antico con l'arte contemporanea. Nell'atrio esterno ci sono due grandi installazioni, create apposta per il luogo in cui si trovano: l'opera di Calzolari e l'opera di Fabbro sospesa in aria. All'interno, all'inizio della visita, si trovano l'opera di James Lee Byers e la scritta dell'artista Lawrence Weiner. Nei tre piani, le sale ospitano la collezione permanente e le mostre dedicate all'arte di oggi. Al primo piano, Sol LeWitt e Nicola De Maria hanno creato opere apposta per il luogo, opere che comunicano perfettamente con gli affreschi del Settecento nelle stanze vicine. Le decorazioni, gli stucchi e gli affreschi antichi danno risalto alle opere contemporanee. Al secondo piano, la visita prosegue con il grande salone e con le sale degli appartamenti ducali dei Savoia. Il terzo piano del castello è stato distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. La manica lunga, lunga oltre 146 metri, ospita le grandi mostre internazionali del museo al terzo piano. Al primo e al secondo piano della manica lunga si trovano la biblioteca, la sala conferenze e la caffetteria. Al piano terra c'è il bookshop per la vendita dei libri, cataloghi e oggetti d'arte.
Dalla terrazza della caffetteria si può vedere un bellissimo panorama che comprende la pianura, la città di Torino e l'arco delle Alpi.